Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un romanzo storico che, se non ho fatto male i conti, è il nono della serie dedicata al giudice Albertano, un giudice medievale. Questo si intitola Il giudice Albertano e il caso del santo senza volto. L'autore è Enrico Giustacchini, appena pubblicato da Libere Edizioni. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo all'autore perché voglio che ci parli di questo avvincente thriller medievale, eh? Quindi ti darei subito la parola. A te, Enrico. Sì, ti ringrazio dunque Maurizio per la tua introduzione. Cosa dire di questo libro? Due parole le diciamo sul protagonista, perché magari non tutti lo conoscono, anche se essendo ormai, come tu ricordavi, arrivati alla nona puntata della saga, ecco, diciamo che la sua notorietà è abbastanza ampia. Comunque, il mio giudice Albertano si ispira a un personaggio storico, al celebre letterato e giurista Albertano da Brescia, vissuto nel XIII secolo, che ci ha lasciato opere di grande livello, ma che, essendo anche un giudice, io ho pensato, bene o male, insomma, giudicheranno i lettori, di trasformare in una sorta di Sherlock Holmes ante litteram. Non sono l'unico che ha fatto operazioni di questo tipo, ma ecco, io credo di portare avanti con un certo rigore, con una certa correttezza anche filologica, questa operazione. I romanzi del giudice Albertano spesso sono ambientati nella sua Brescia, anche se non è sempre così. Per esempio, nel romanzo uscito l'anno scorso, Albertano si trovava ad operare addirittura Genova, quindi era completamente fuori dal contesto lombardo. Stavolta torna nel Bresciano, ma c'è una ragione precisa, è legata a una scoperta che è quella di un castrum, quindi di una cittadella fortificata, come ben sanno tutti i seguaci di Italia medievale. Sono una cittadella fortificata che si trovava in quella che oggi è chiamata Ponte Zanano, è una località all'imbocco della Valle Trompia nel Bresciano, e aveva un ruolo strategico importante perché permetteva di controllare i transiti sia sulla Valle Trompia che quelli per la vicina Valle Camonica, e quindi aveva un ruolo importantissimo. È un castrum di cui si sa poco e di cui sono rimaste pochissime tracce, ma come tutte le cose misteriose mi intrigano e l'ho messo sullo sfondo del mio nuovo romanzo. Ecco, poi come sanno i miei lettori, io lavoro seguendo il filone del giallo classico, del giallo cosiddetto deduttivo o d'enigma. C'è un delitto, talvolta più di uno, c'è un'indagine condotta abilmente dal giudice Albertano, che analizza da par suo tutti gli indizi disseminati lungo la narrazione, e arriva inevitabilmente, inesorabilmente, direi, a una soluzione che è quella che è l'unica soluzione razionalmente possibile e che conduce anche all'individuazione dell'assassino. Seguendo anche la regola classica imposta da Van Dyne, da un grande autore come Van Dyne, che diceva che l'autore non deve barare con il suo lettore, cioè deve consentirgli
fornendogli tutte le informazioni, di arrivare alle stesse conclusioni a cui è arrivato l'investigatore. Quindi ecco, i miei lettori, se vogliono, possono provare a misurarsi con il giudice Albertani e vedere se sono bravi come lui nell'arrivare alla soluzione. I miei casi sono sempre abbastanza intricati e rappresentano una vera e propria sfida al lettore. Io proseguo, se tu, Maurizio, hai voglia di chiedermi qualcosa, interrompimi pure in ogni momento, altrimenti io la parlantina sciolta e vado avanti anche da solo. No, vai avanti, vai avanti tranquillo, è santo senza volto. Diciamo qualcosa. Naturalmente in questa chiacchierata mi soffermo un po' di più sull'aspetto del contesto medievale, visto anche dove poi questa intervista verrà trasmessa. Anche perché non potrei dire molto del giallo senza spoilerare troppo. Diciamo che dell'ambientazione qualcosina abbiamo detto, della collocazione abbiamo detto, ma ci sono all'interno del romanzo, come sempre avviene nelle mie opere, c'è tutta una serie di riferimenti culturali molto interessanti, secondo me molto intriganti e anche poco conosciuti se non dagli specialisti. Per esempio, in questo romanzo si fa riferimento a un'opera che pochissimi conoscono, che è l'Elogio dei Calvi, scritto da Ubaldo di Saint-Amand nel IX secolo, che è un'opera in esame trilatini tutta dedicata a elogiare i portatori di calvizie. Ecco, quindi a contrastare un po' una forma culturale molto diffusa nel Medioevo, che vedeva nell'assenza della capigliatura un dato negativo nelle persone. Ecco, questo monaco e letterato di grande livello, tra l'altro autore di opere importanti, si è divertito a scrivere un elogio dei calvi in esame trilatini, con una caratteristica che tutti i versi e tutti i vocaboli iniziano con la lettera C, la C di Calvus, quindi è un esercizio di grande virtuosismo letterario. Ecco, nel libro entra a un certo punto il racconto di questa curiosa opera. Sì, il caso del Santo Senza Volto, ecco, a dare il titolo al libro, è un'opera che compare nella narrazione. Anche qui non vi rivelerò molto, perché in qualche modo entriamo nei meccanismi del giallo, però possiamo dire che il santo in questione è San Faustino, che con il fratello Giovita è un martire dei primi secoli del cristianesimo, tra l'altro è patrono della città di Brescia e anche di altri comuni bresciani. Il suo culto è molto diffuso nel bresciano. E c'è un elemento di grande curiosità, che è quello che proprio negli anni in cui si svolge la vicenda, sono gli anni di Albertano, siamo attorno alla metà del 1200, a Brescia viene realizzata quella che, per quanto ne sappiamo, è la prima rappresentazione di San Faustino in veste militare e a cavallo. San Faustino nei primi secoli veniva rappresentato sempre iconograficamente in veste talare. A partire dal Rinascimento il santo viene effigiato, per tutta una serie di ragioni legate a leggende e a culti particolari, viene effigiato in veste militare. Parlavo di epoca rinascimentale, però c'è un'anticipazione, che è quella data da questo bassorilievo che risale attorno al 1240. Siamo proprio negli anni di Albertano. Tra l'altro, questo bassorilievo è arrivato fino ai nostri giorni e è conservato proprio a Brescia al Museo di Santa Giulia. Mi ha incuriosito molto questa vicenda, e nel mio romanzo appunto inserisco descrizione di un'opera, in questo caso pittorica, che rimanda a questa iconografia del tutto sconosciuta, almeno
così si pensava nell'epoca di svolgimento della narrazione. Ecco, sono tutte chicche che penso possano appassionare anche chi magari è meno interessato, è meno appassionato di gialli, ma magari più appassionato di storia, ecco, può trovare questi elementi. Con una precisazione che da parte mia c'è sempre lo sforzo di raccontare in modo leggero, perché poi un giallo non va assolutamente appesantito con lunghe e noiose digressioni che farebbero perdere la suspense. Ecco. Quindi credo che possano venire letti appunto con leggerezza, ma con rigore. Ecco. Io prima di scrivere i miei romanzi svolgo sempre un'accurata ricerca storica e tra l'altro in coda al romanzo stesso voi trovate un appendice con i riferimenti storici documentali, per cui vedete fin dove Enrico Giustacchini si è lasciato andare alla fantasia e fin dove invece si è riferito a documenti, quindi a fatti storici, elementi storici. Senti Enrico, c'è una scrittrice scomparsa non da tanti anni, che è Alice Peters, sì, che scriveva gialli medievali. Sì, sì. In qualche modo è stata la tua musa, oppure ti sei trovato per caso in questa operazione? L'operazione nasce in realtà dalla mia passione per i gialli, prima di tutto, come lettore, ancora prima che come scrittore, e per i gialli classici deduttivi, per i grandi, ecco, i miei ispiratori, poi insomma, come dire, si licet parva componere magnis, no? Si è lecito i piccolini paragonarsi ai grandi. I miei ispiratori sono i maestri del giallo classico, quindi da ovviamente Conan Doyle, Agatha Christie, Ellery Queen, Chesterton, che mi piace molto, con il suo padre Brown. Ecco, sono questi forse i miei riferimenti da un punto di vista tecnico, più che gli autori che hanno affrontato specificamente il giallo medievale, che pure sono numerosi e spesso di grande livello. Ecco, a questo si unisce la mia passione per la storia e soprattutto la mia curiosità personale. Ecco, io sono una persona molto curiosa e mi piace sempre andare a sfrucugliare tra le pieghe della storia. Beh, Alice Peters aveva creato un impero, sì, non solo con i libri, ma poi anche con merchandising, commercializzazione. Mai dire mai, come si dice, ma non credo, insomma, io preferisco fare un lavoro magari anche più letterario, ecco, che d'altro genere. E devo dire che nell'ambito della letteratura gialla contemporanea, non sto parlando solo dei gialli storici, ma proprio della letteratura gialla più in generale, ecco, il filone del giallo classico, del giallo deduttivo, è oggi molto poco praticato. Ecco, quindi siamo in pochi che lo facciamo. In genere sono altri filoni del giallo che sono maggiormente praticati dagli autori. C'è il thriller, il noir, naturalmente il giallo giudiziario, il giallo a tema, per così dire, ecco, il giallo che consente analisi di tipo politico, sociologico, eccetera. Ecco, io sono, diciamo, forse tra i pochi, almeno in Italia, che pratica il giallo classico, il giallo di deduzione. Questo a me sorprende sempre un pochino, perché è vero che siamo in pochi a scrivere, ma sono in molti a leggerli, perché i gialli di questo tipo hanno ancora un'enorme diffusione, però molto spesso il lettore in qualche modo è costretto a rivolgersi ai grandi maestri del passato, proprio perché oggi è meno praticato. Secondo me c'è ancora tanto da dire, c'è ancora tanto da proporre al lettore, sfidandolo appunto a risolvere il mistero insieme a noi, ecco. E l'idea di farne una serie televisiva
come quella di Alice Peters, dei telefilm, qualcosa di questo tipo. Ma Hai l'idea. mai avuto qualche richiesta in questo senso? Richieste specifiche non ne ho avute, sicuramente le avrei valutate. Non ho mai fatto, come dire, dei percorsi specifici su questo settore, forse anche un po' per una mia pigrizia personale, o forse perché sono talmente concentrato sulla scrittura da non avere magari tempo e voglia di dedicarmi a praticare un percorso che richiederebbe sicuramente anche tutta una serie di passaggi, ecco. Quello che posso dire, ovviamente non sta a me giudicare la qualità del mio lavoro, che io ritengo potrebbero essere sicuramente le mie opere adattate per il piccolo schermo o per il grande schermo, proprio perché hanno una dimensione che io definirei teatrale o parateatrale. Insomma, chi legge i miei libri sa che il dialogo tra i personaggi è preponderante. Quando scrivo le mie pagine, quando scrivo i miei dialoghi, immagino sempre di avere i personaggi davanti su un palcoscenico ideale. Quindi ecco, credo, ma ripeto, sono poi gli altri che lo dovrebbero giudicare. Credo che da un punto di vista tecnico i miei romanzi si presterebbero sicuramente senza neanche troppa fatica a un adattamento cinematografico televisivo. Ma insomma, staremo a vedere se sono rose fioriranno. Bene, io direi che è importante che i nostri videoascoltatori sappiano che ti possono trovare tranquillamente su Facebook, dove sei molto attivo, Sì. e dove si possono trovare tutti gli appuntamenti nel corso dei quali tu presenti i romanzi del giudice Albertano, perché sei attivo anche sul fronte delle presentazioni cosiddette in presenza, soprattutto nel tuo territorio, Sì. quindi, Ma non solo, ma non solo, no. anche fuori. A me, al di là dell'aspetto promozionale che è importante, piace molto il contatto con il pubblico, quindi quando mi invitano vado sempre molto volentieri. E volevo ricordare in una battuta, Maurizio, anche l'esistenza di un fan club, il Club Albertano, che è anch'esso molto attivo, che mi segue e che organizza tutta una serie di iniziative. Chi fosse interessato, anche semplicemente incuriosito, trova un gruppo Facebook, si chiama semplicemente Club Albertano, basta un clic per iscriversi, non costa nulla e si può seguire da vicino tutta l'attività degli albertaniani, come ci chiamiamo tra di noi. Bene, io allora a questo punto ricordo ancora il titolo di questa nona puntata della saga, che è Il giudice Albertano e il caso del santo senza volto di Enrico Giustacchini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite, appena pubblicato da Libere Edizioni. Fra l'altro sono 160 pagine per 16 euro, quindi un prezzo assolutamente abbordabile e che vi dovrebbe far correre immediatamente in libreria, visto che è anche una bella lettura estiva questa, no? Si presta bene per chi Sì, va è in vero, è vero. vacanza. Bene, speriamo che siano in molti ad accogliere il tuo appello. E certo, anche perché si può leggere, divertirsi e nello stesso tempo scoprire e imparare qualcosa del Medioevo bresciano e non. Ti Bene. ringrazio molto, Enrico. Io ringrazio te, Maurizio, per la costante attenzione al mio lavoro e ringrazio chi avrà la pazienza di ascoltarmi e spero di averli presto fra i miei lettori. Grazie ancora. Prego, figurati, alla prossima.